Gods and Wine, serata dedicata alla vendemmia. Abbiamo cercato di riunire il meglio d'Italia, il Piemonte non poteva mancare. E che Piemonte, insomma, Cannubi, Barolo, Vigneto Perno, Riesling, insomma, un'idea un po' della vendemmia come sta andando in Piemonte. Carlotta, ce la puoi dare, che siamo tutti preoccupati per sapere come stanno le uve. Ma allora, sicuramente quest'anno una vendemmia anticipata, anche di 10 giorni o poco più in alcuni casi, dovuto sicuramente alle temperature altissime, ma soprattutto alle pochissime precipitazioni, anzi alle non precipitazioni della primavera e dell'inizio estate. Poi sull'ultimo periodo abbiamo avuto un aiutino, diciamo, qualche precipitazione in più e delle temperature che si sono abbassate soprattutto la sera, e quindi un aiuto c'è stato. Sicuramente una vendemmia anticipata, tanto noi stiamo già vendemmiando il nebbiolo da Barolo in questi giorni, quindi insomma la qualità dell'uva è molto buona, questo perché noi negli anni ci siamo adattati ai cambiamenti climatici che sono importanti, ci sono, è tangibili, è inutile negarlo, non si può. La qualità dell'uva che abbiamo raccolto è buona, sicuramente una vendemmia un po' più scarsa a livello di quantità. Quindi sarà da lottare per quelle bottiglie che ci saranno. Scegliamo un vino per, appunto, per fortuna l'estate è calda, ma sta arrivando un inverno un po' fresco. Qualche bottiglia di rosso, un abbinamento autunnale in Piemonte con un vino scelto da te stasera. Ma allora, dai, visto che parliamo di Barolo, parliamo di vino Barolo, sicuramente il nostro Barolo Cannubi, e noi qua abbiamo la 2017 che è la nata corrente per i nostri cru, ed è una vigna importante nel comune di Barolo, e sicuramente un vino che si abbina bene a molti piatti, ma indubbiamente il Barolo sulle carni, no? Poi se parliamo d'inverno, tanti piatti invernali a base di carne, stufati, piuttosto che anche funghi nella nostra zona, perché no, il tartufo, che il tartufo, ma anche un uovo col tartufo ci posso bere il Barolo? Sì, sicuramente. Se ci autorizzi lo facciamo, autorizzati. Allora lo faremo, grazie mille Carlotta, auguri.